Mi descrivo come una persona solare, ambiziosa e empatica. Andiamo a curiosare nella vita di Andrea. Ciao, mi chiamo Andrea, ho 28 anni, vengo da Roma e nella vita faccio il fisioterapista, sono anche personal trainer e a breve anche osteopata. Mi piace moltissimo il mio lavoro da fisioterapista. Cosa fondamentale è che lo posso sfruttare anche su altri fronti e soprattutto con le donne devo dire che funziona parecchio, perché questo lato di massaggiare è già un piccolo primo passo verso una conquista. Lo sport mi piace molto perché ho sempre avuto cura del mio corpo e questa è una cosa che mi piace tantissimo. Mi fa sentire libero, sereno e senza pensieri. Mi descrivo come una persona solare, ambiziosa e empatica. Le ragazze solitamente si accorgono di me per la mia altezza, per gli occhi e poi anche sì per la mia fisicità. Sono una persona molto molto autoironica e questo alle donne piace tantissimo. L'amore mi piace molto come sentimento ed è per questo che sono qui alla ricerca del match perfetto. Sono stato innamorato due volte, la prima e l'ultima ragazza. Quando mi innamoro tendo ad essere comprensivo, nel senso che tendo a tralasciare o a non fare caso a cose che potrebbero darmi fastidio nella vita reale. In una donna cerco semplicità, leggerezza e soprattutto complicità. Le donne le conquisto attraverso il dialogo e facendole ridere. Questa è una componente che mi piace molto, soprattutto il dialogo, perché tendo a metterle a loro agio. La ragazza che cerco sicuramente deve essere mora, chiara di carnagione e sportiva. La bella che non balla non fa per me. Il sesso per me è una componente fondamentale di una relazione, diciamo che è un po' alla base anche di un rapporto con una ragazza che riesci poi a instaurare. A letto mi piace essere fantasioso, è un aspetto che mi piace del mio carattere e soprattutto do molta importanza all'aspetto sessuale in una vita di coppia. Il mio motto, tratto da un film, è non si sbaglia mai a fare la cosa giusta. Perché effettivamente se fai la cosa giusta, che per te è la cosa giusta, non sbagli mai, anche se questa poi prende una brutta piega. Questi sono i miei strumenti di lavoro, quindi cominciamo.